Dio vuole il meglio per te. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Con grande gioia leggiamo la parola di Dio che anche oggi ci dà forza, grande pace e luce nella nostra vita. Accogliamo il Vangelo secondo Luca al capitolo 14, dal versetto 15 al versetto 24. In quel tempo uno dei commensali, avendo udito questo, disse a Gesù: «Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio». Gli rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: «Venite, è pronto». Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: «Ho comprato un campo e devo andare a vederlo. Ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Mi sono appena sposato e perciò non posso venire». Al suo ritorno, il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: «Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi». Il servo gli disse: «Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto». Il padrone allora disse al servo: «Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la mia casa si riempia. Perché io vi dico, nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena». Amen. Cari amici, oggi Gesù racconta una parabola molto bella, che ha un lato positivo e un lato negativo. Chiaramente da parte sua c'è solo positività, cioè parla di ciò che davvero è accaduto con la venuta di Gesù stesso in mezzo a noi. Cioè il Padre Dio ha voluto che noi gustassimo la sua presenza e prepara per ciascuno di noi e per chi è aperto a questa bella sorpresa una grande, grande festa di gioia, ripiena delle delizie di Dio, perché è una grande cena, è una grande festa. Ma accade ciò che concretamente, storicamente è accaduto. Molti dei giudei, il Sinedrio, gli scribi, i farisei, dottori della legge, non hanno creduto che in Gesù c'era l'inizio di questa cena, questo banchetto. Non hanno accolto il Figlio di Dio, sono rimasti lontani da Lui, sono rimasti anche dubitando della Sua presenza, della Sua vera identità. Ma Gesù dice: guardate che in realtà il banchetto delle nozze, la grande cena che il Padre mio ha preparato è per tutti, ma coloro che non lo vogliono saranno fuori. Ecco perché c'è anche un lato negativo, perché Dio sempre prende l'iniziativa, anche questa volta con il suo Figlio Gesù ha preso l'iniziativa di salvarci, di venirci incontro, di restaurarci, di rinnovare la nostra vita, il nostro cuore, i nostri pensieri, il nostro modo di vivere. Dio vuole il meglio per ciascuno di noi. Ma quante volte noi abbiamo pregiudizi come lo avevano i giudei nei confronti di Gesù? No, tu non sei il Figlio di Dio, noi non ti crediamo, noi non ti vogliamo. Tu non vieni secondo ciò che noi abbiamo appreso, ma vieni da te stesso. Quante volte anche noi abbiamo degli schemi a causa dei quali non accogliamo Dio. Non accogliamo il Vangelo di Gesù Cristo e forse leghiamo degli errori umani, anche errori della Chiesa o di alcune comunità di preghiera o fratelli e sorelle che pregano e ci hanno scandalizzato, li leghiamo a Dio. Ma Dio è fedele.
Dio non cambia mai. Dio è amore continuo. Dio è misericordia che entra nel cuore di coloro che si aprono a Lui e che si lasciano cambiare, convertire da Lui. Allora accogliamo l'invito a questa cena. Oggi tu sei l'invitato speciale. E la cena di Dio è stare bene, è sperimentare il suo progetto meraviglioso che ha per te, perché Lui vuole il meglio per te. Ti invito, apri le tue mani, le tue braccia e digli: grazie Signore Gesù per questo giorno. Grazie perché oggi stai parlando al mio cuore. Grazie perché oggi vuoi cambiare la mia vita. Vuoi darmi un segno del tuo amore, della tua presenza. Io accolgo l'invito e riconosco di essere come questi, un povero, un poveretto, uno storpio, cieco, zoppo, in tanti ambiti della mia vita. Ma ti ringrazio perché tu mi ami e mi accogli così come sono. Voglio partecipare alla tua cena e dico sì al tuo invito. Fammi gustare le tue delizie e la gioia della tua presenza. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, oggi proclamiamo lo slogan e ci crediamo. Dio vuole il meglio per te. Io voglio credere che Dio ha un progetto speciale, non solo per me, ma per ciascuno di voi. Che il Signore ci custodisca e ci faccia essere sempre pronti al suo banchetto di nozze, a una cena meravigliosa. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito.